Rieccoci per il secondo capitolo della nostra inchiesta che riguarda Project Dream, la gara di vendita dell'intero patrimonio immobiliare da parte di EMPAM, l'ente che cura la cassa pensionistica, insomma, dei medici in Italia. Una gara di vendita che si concluderà, o meglio, le buste verranno aperte il 7 maggio. Ci sono tanti interessi coinvolti, tanti fondi internazionali anche che sono stati coinvolti, insomma, in questa gara di vendita. Ed è una gara ed è un patrimonio, la vendita di un patrimonio immobiliare tra i più colossali, tra i più imponenti dal dopoguerra a oggi, circa 1 milione di metri quadrati di asset direzionali, hotel, proprietà retail. Possiamo vedere anche il cartello, eccolo qua, perfetto, grazie regia. 5 proprietà retail, una caserma, un polo logistico, 17 immobili a uso residenziale per un totale di valore all'incirca che si aggira attorno al miliardo di euro e per un totale di 1 milione di metri quadrati. Noi adesso, o meglio, già la prima puntata ci siamo concentrati su quello che accade, che potrebbe accadere per gli immobili a uso residenziale, perché sulla base di questa, su come andrà a finire questa vendita, potrebbe esplodere una vera e propria bomba sociale, perché sono 1 migliaio circa le famiglie che risiedono anche con prezzi calmierati all'interno di questi immobili a uso residenziale. In particolare è sorto un comitato, insomma, che rappresenta le famiglie dell'hinterland milanese e che sostanzialmente stanno cercando di ottenere informazioni riguardo il loro futuro, perché allo scadere dei loro contratti potrebbe poi essere semplicemente venduto, insomma, venduti gli immobili a terzi senza, diciamo, curarsi, insomma, della situazione familiare, che riguardano anche molti anziani. Insomma, con prezzi calmierati potrebbe esserci un aumento del contratto, potrebbe esserci, come detto, una vera e propria bomba sociale pronta a esplodere. E questa cosa, ne abbiamo parlato con Elena Scarpa, che rappresenta in qualche modo gli inquilini di Milano 3 e di Basiglio, ma in qualche modo è entrata anche, come vedete, insomma, è finita sia in Regione Lombardia e anche in Parlamento, premesso che comunque questi immobili riguardano un po' tutta Italia, insomma, ci sono anche a Roma, nel centro Italia e non soltanto. Ci stiamo concentrando adesso su questo fronte perché, come detto, è entrato l'affare del mattone dei medici in Regione e in Parlamento. In collegamento con noi ci sono Nicola Di Marco del Consiglio regionale Lombardia Movimento 5 Stelle, che saluto. Nicola, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. E anche Luca Toccalini, deputato alla Camera della Lega Nord. Luca, grazie anche a lei. Diciamo che la qualifica mi impone darle del lei, anche se, insomma, siamo in una platea giovane, e quindi grazie anche a lei per essere qui con noi. Buongiorno e buongiorno a tutti. Io do precedenza, Luca, a Nicola Di Marco, perché sostanzialmente che cosa è successo? Nicola Di Marco si è messo in contatto, insomma, con quello che accade con la comunità di Basiglio per cercare in qualche modo di sollecitare e di stimolare, insomma, l'attenzione della Regione Lombardia su questo affare. E allora, Nicola, partiamo proprio dall'inizio, insomma, come sei venuto a contatto con questa storia e con gli abitanti di questi immobili a uso residenziale a rischio, possiamo anche dirlo, a rischio sfratto, alla conclusione ovviamente naturale della durata del contratto, ovviamente. Nicola? Nicola ci sente oppure no? Allora, Eccolo. diciamo che io nel Consiglio regionale della Lombardia sono. Io sento, mi Sì, c'è un sentite? po' di ritardo, ma ok, Mi adesso che lo sentite? so va bene. Prego. Ok. Nel corso della mia attività in Consiglio regionale della Lombardia, dove io sono componente della commissione territorio e edilizia residenziale pubblica, quindi aziende come le ALER della Lombardia che gestiscono le case popolari, diciamo, sono un po' anche diventato quel punto di riferimento per il diritto alla casa, per diversi comitati inquilini, diversi cittadini. Sono stato contattato quindi nei mesi passati, quindi cittadini del comune di Basiglio che vivono all'interno di questi complessi,
perché condividono effettivamente una considerazione che avete già fatto voi giustamente. Questo progetto viene definito da sogno, ma per molti oggi rappresenta veramente un incubo, un qualcosa che forse il sonno lo sta togliendo. Perché dico questo? Perché in questa vendita, che quindi riguarda diversi asset a livello nazionale, sono quindi compresi, e qui parliamo ad esempio in quella che può essere la provincia di Milano, la Lombardia, oltre 1500 alloggi. Di questi 1500 alloggi, noi oggi siamo a conoscenza di come circa la metà siano ormai quasi in scadenza di contratto, o in alcuni casi con i contratti scaduti. Quindi quello che ci è stato subito sottoposto sia da Basilio, ma poi anche da altri inquilini del comune di Milano e di Mimodrone, è la paura in merito a questa vendita, perché come posso dire, i cittadini, gli inquilini non si sentono oggi ben informati su questa iniziativa, su questo piano di cosa succedere in futuro. Anche quando si presentano queste gare dei fondi immobiliari e magari anche dei fondi immobiliari esteri, ci può essere anche un minimo di diffidenza, perché non avendo magari un rapporto diretto come si poteva avere con EMPAM, chiaramente queste famiglie, che spesso sono fragili o hanno, diciamo, al loro interno diverse problematiche, come possono essere diciamo, nuclei con anziani o disabili, hanno necessità di avere un certo tipo di tutele. Quindi, come Movimento 5 Stelle Lombardia, noi ci siamo attivati da subito per presentare quindi all'assessorato alla casa un'interrogazione per chiedere in questa istituzione quantomeno una minima forma di mediazione. Chiaramente la Regione Lombardia non ha il potere di intervenire su questo piano vendita, però pensiamo che un assessorato alla casa possa sicuramente avviare delle interlocuzioni al fine, diciamo, di sensibilizzare da una parte la cassa e dall'altra, diciamo, anche gli inquilini. Quindi rassicurazioni su quelli che sono gli affitti, quindi la possibilità di continuare ad avere degli affitti in qualche modo calmierati, la possibilità di vedersi anche rinnovati per quegli inquilini che lo vorranno, rinnovati gli affitti, la possibilità invece per chi vuole invece magari procedere a un'acquisizione di avere dei prezzi anche qui calmierati. E anche magari per tutte quelle situazioni dove chiaramente il momento di pandemia, la crisi economica può aver prodotto delle piccole irregolarità, una sorta di aiuto per sanare quelle situazioni oggi magari non proprio in linea dal punto di vista contrattuale, per invece riportarle, diciamo, nella regolarità, in modo da proseguire con il contratto di affitto. Abbiamo anche proposto la possibilità di far stipulare delle convenzioni con gli istituti di credito, magari per avere dei mutui a condizioni agevolate, così come con il consiglio del notariato per una possibile diminuzione delle spese notarili. Insomma, tutta una serie di attività di mediazione per fare in modo che questa vendita non si trasformi in una bomba sociale, che poi può ricadere sicuramente in maniera negativa, da un lato sui comuni interessati, dall'altro anche su Regione Lombardia, chiaramente con il tema della casa. Questo è quello che riguarda Regione Lombardia. Poi con una nostra deputata, Stefania Mammì, abbiamo anche presentato anche alla Camera dei Deputati, quindi un'interrogazione parlamentare, dove invece al Ministero del Lavoro, in tutto quello che è consentito dalla legge, di operare una sorta di vigilanza sull'intero piano vendita e di verificare che tutto si stia svolgendo nei migliori modi, perché le leggi attribuiscono appunto al Ministero del Lavoro poteri specifici in queste occasioni. Quindi, insomma, per chiudere brevemente, noi vogliamo che sia garantito il diritto alla casa degli inquilini. Vogliamo che, se deve essere portato avanti questo piano, deve essere fatto con un impatto il meno possibile negativo su chi oggi vive in queste case. E abbiamo fatto vedere sia l'interrogazione scritta
presentato a firma appunto Nicola Di Marco al presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e con tanto di firma appunto da parte di Nicola Di Marco, consigliere regionale Movimento 5 Stelle, e anche l'atto di interrogazione presentato da Stefania Mammì, anche lei deputato alla Camera e rivolta alla Presidenza del Consiglio. Questo perché? Perché è vero che EMPAM è una gara di vendita privata e in quanto tale non ci sono, diciamo, possibilità di inserimenti in maniera insomma efficace da parte del governo, ma è pur sempre un ente che riguarda appunto le casse pensionistiche e sulla quale può vigilare quantomeno il Ministero del Lavoro da questo punto di vista. Questa è l'interrogazione, il testo a risposta scritta presentato da Stefania Mammì, e a questo punto io vado da Luca Toccalini della Lega, deputato alla Camera, perché insomma in qualche modo non dico che è coinvolto direttamente, ma ha residenza in quella zona e inevitabilmente insomma gli inquilini coinvolti invece direttamente perché risiedono in questi complessi in qualche modo hanno chiesto aiuto. Magari anche per avere da lei, Toccalini, una possibilità di interlocutore con ENPAM, che, come detto anche in apertura, non ha voluto rilasciare in alcun tipo di risposta, insomma, alle domande che pongono questi inquilini. Luca, le chiedo, insomma, come è andata anche qui, insomma, un po' partendo dall'inizio e il suo coinvolgimento in questa evoluzione, insomma, in questi fatti. Assolutamente, io sono stato coinvolto da diversi inquilini delle residenze Solco e Golfo di Basiglio, che sono quelle poi di fatto coinvolte appunto in questa dismissione. E purtroppo, ma ci tengo a farlo, devo sfatare anche il mito del comune più ricco d'Italia, che quindi di conseguenza non ha alcun tipo di problema se 150 famiglie verranno messe in mezzo alla strada. È chiaro che all'interno di quegli appartamenti vivono tante coppie anziane, tante vedove, tanti ragazzi giovani che per fortuna hanno avuto questa convenzione e possono pagare quindi un affitto minore rispetto al mercato che c'è in questo momento a Basiglio. E come giustamente diceva anche il collega Nicola Di Marco del Consiglio regionale, ci sono tante situazioni un po' particolari. C'è chi ha il contratto scaduto, c'è chi ha il contratto paradossalmente appena rinnovato, magari per qualche anno. Non c'è una linea continua. Quindi questo sarà anche un problema nel caso in cui la dismissione andrà a buon fine. Di conseguenza, noi abbiamo ascoltato sia Elena Scarpa e tantissimi altri inquilini che ci hanno posto questa problematica. Qualcuno è un po' meno preoccupato degli altri perché avrebbe la possibilità di trovare un appartamento in affitto, di andare a comprare magari in un comune limitrofo. Tanti purtroppo invece sono in estrema difficoltà e hanno davvero un timore estremo di trovarsi da un giorno all'altro all'interno, non più all'interno del proprio appartamento, ma di fatto in mezzo alla strada. Motivo per il quale io ringrazio le istituzioni che ci stanno mettendo la faccia, indipendentemente dalla bandiera politica, ma proprio come istituzione in sé. Penso al Consiglio regionale, penso alla Camera, piuttosto che agli stessi comuni. Io, ecco, quello che mi vorrei sottolineare è chiedere un ulteriore sforzo al sindaco Sala. Lungi da me difendere il mio sindaco, che è di un altro schieramento politico, ma rimane il sindaco di un comune da 7.300 abitanti. È chiaro che non è un sindaco come il sindaco Sala, che ha decisamente una forza contrattuale decisamente più ampia nel parlare con i vertici di EMPAM in questo caso e nel cercare delle soluzioni condivise, anche perché il sindaco Sala, ricordiamolo, è il presidente della città metropolitana, quindi di conseguenza una parte di competenze sono in suo carico anche per Basiglio e per Vimodrone. Quello che io ho cercato di fare, conoscendo un po' la macchina burocratica romana, e l'esempio è l'interrogazione della collega Stefania Mammì, che io condivido dalla prima all'ultima riga, sia chiaro, però come potete notare voi stessi andando sulla pagina, vedrete che di fianco all'interrogazione c'è scritto in corso, così come tutte le interrogazioni di fatto che vengono presentate in forma scritta e a cui difficilmente noi otteniamo una risposta. Il Consiglio regionale dell'Ombardia è un po' più facile perché i numeri sono sicuramente più bassi, perché non stiamo parlando di una macchina burocratica così importante come quella romana, e quindi si riesce ad ottenere perlomeno una risposta. Qua è un po' diverso, motivo per il quale io ho scelto un'altra strada, che è stata quella di contattare direttamente EMPAM Real Estate, in questo caso nella figura del presidente Pierluigi D'Aleffe, che, come anticipava lei poc'anzi,
ha preso il tempo appunto di dare risposte non appena le buste saranno aperte. Questo spostamento che va avanti di fatto da settimane sicuramente non aiuta la serenità degli inquilini, questo è un dato di fatto, perché le buste dovevano essere aperte all'inizio al 30 marzo, poi a metà aprile, poi adesso siamo arrivati al 7 di maggio e questo perlomeno fa creare un sospetto che evidentemente questa offerta da 1 miliardo e 100 milioni non sta arrivando esattamente come EMPAM la vorrebbe, ma è un'offerta decisamente inferiore che quindi si sta prendendo un po' di tempo anche a livello di trattative. Io ho due preoccupazioni. La prima, come giustamente diceva Nicola, è il fatto che appunto dietro questa offerta non c'è evidentemente un privato, perché al di là forse di Berlusconi e di pochi altri, nessuno ha la capacità di un esborso di 1 miliardo e 100 milioni anche con la propria piccola azienda, ma c'è dietro un fondo e questo fondo, da quanto si vocifera e si dice, è un fondo tendenzialmente asiatico, un fondo cinese. Fondo cinese che tra l'altro sta già investendo in Lombardia, sempre secondo quanto si dice, starebbe investendo in Lombardia a Montichiari, sull'aeroporto, su degli stabili logistici che ha già acquistato e giustamente condivido il ragionamento della difficoltà estrema che ci sarebbe a relazionarsi con un fondo che non si sa da chi è di fatto gestito, non c'è Tizio, Caio e Sempronio dietro una scrivania che rispondono al telefono e si interfacciano con le persone. Sarebbe molto più complicato rispetto ad EMPAM oggi, che invece ha una struttura dove tante volte è vero, è difficile relazionarsi, ma perlomeno hanno delle scrivanie, hanno una fatta, hanno delle responsabilità. EMPAM si è fatta carico di una garanzia che ci ha voluto dare nell'ultimo incontro che abbiamo fatto poche settimane fa, ovvero quello di intercedere nel caso in cui questa decisione andasse a buon fine, di intercedere con la nuova proprietà e insieme ai cittadini. È una situazione abbastanza complicata, c'è una forte preoccupazione soprattutto per la questione sociale, questo è indiscutibile. Stiamo parlando, come diceva Nicola, di 1500 appartamenti. Mettiamo nella migliore delle ipotesi che 500 di queste famiglie hanno una soluzione B e possono permettersi un altro alloggio. Abbiamo comunque 1000 persone, 1000 famiglie che rischiano di essere in mezzo alla strada. Poi questo sarà un problema per Aler, sarà un problema per EMPAM, scusate, per MM per quanto riguarda Milano, sarà un problema per il comune di Vimodrone e il comune di Basiglio, perché essendo comuni piccoli non hanno 400-500 appartamenti di edilizia popolare, di conseguenza bene è chiedere espressamente, cosa che ho fatto ieri al sottosegretario Nisini, sottosegretario al lavoro, che anche il governo si prenda carico la questione, non tanto per il discorso di vigilanza che ha nei confronti di EMPA, perché è piccolo che non possa intervenire direttamente in una trattativa privata, ma nel verificare l'eventuale dismissione e a questo punto progettare un piano nel caso in cui questa dismissione dovesse andare a buon fine. Ecco, questo penso sia fondamentale e necessario che il governo faccia. Dopodiché auspico che, come sta succedendo fino ad oggi, ci sia la massima collaborazione tra tutte le istituzioni, dal minimo ente locale fino ad arrivare al livello massimo, che appunto è il governo del nostro paese. Vediamo quello che succederà nelle prossime settimane. Io temo che questa offerta possa andare a buon fine, proprio per questo tempo che è stato preso nelle ultime settimane. L'altra garanzia che ha dato EMPAM è che se l'offerta dovesse essere inferiore rispetto a quel 1 miliardo e 100, loro non avrebbero intenzione di vendere, perché chiaramente, essendo un'operazione economica, EMPAM stessa deve remunerare al massimo, dato che comunque i loro investitori di fatto sono i dentisti, gli odontoiatri. Quindi capisco questo ragionamento, noi politica però dobbiamo dare una risposta e questa risposta deve essere data nel più breve tempo possibile, perché penso che l'incertezza sia ancora più dannosa rispetto magari a una risposta negativa, però almeno c'è una risposta e uno poi si può organizzare. Ad oggi questo purtroppo ancora non c'è. Dunque, da parte di EMPAM è arrivata la
garanzia insomma, a interloquire con i cittadini nel momento in cui appunto l'apertura delle buste verrà fatta e diciamo, la somma proposta verrà eventualmente accettata, l'attesa di questo 1 miliardo e 100 milioni da parte di un EMPAM che ha le casse in salute, perché questa è un'affermazione che viene riportata più volte anche da parte dei vertici EMPAM. È anche vero che, da quanto ci risulta, che insomma, la maggior parte di questi proprietari, questi asset sono in condizioni abbastanza, diciamo, sono dismesse a dir poco, meglio, sono in condizioni abbastanza complicate, vanno risistemate da zero, insomma, non sono sicuramente la maggior parte di essi, diciamo, riutilizzabili nell'immediato. Ovviamente è diverso il discorso degli immobili, quindi questo viene anche da domandarsi, insomma, come mai questa fretta di vendere tutto quanto unita a questo rinvio continuo che ha ricordato giustamente Luca Toccalini prima della conclusione, insomma, di questa gara di vendita. Peraltro, insomma, Toccalini citava alcuni fondi coinvolti che proverrebbero dalla Cina, da Hong Kong. Noi di questo andremo su questo argomento, andremo in profondità nella terza puntata della nostra inchiesta, perché è vero che ci sono dei fondi internazionali e vi diremo anche la verità riguardo, insomma, questo presunto fondo che arriva dalla Cina, di Hong Kong, che sarebbe di appoggio ad alcuni dei fondi invece che sono appunto in gara sostanzialmente. Citiamo Heinz, citiamo Apollo, citiamo Dea Capital, citiamo anche El Safra, che è invece una società che vede coinvolti soprattutto imprenditori italiani, ed è proprio El Safra che era stato associato, affiancato, diciamo così, il nome di questo fondo straniero proveniente dalla Cina. Ma in realtà proprio su questo fronte vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere, anche in virtù di quel prezzo che Luca Toccalini citava, e cioè quel 1.100.000, che di fatto doveva essere anche una, diciamo, proposta iniziale da parte dei fondi che dovevano proporre, senza neanche conoscere più di tanto qual è la situazione di questo intero asset direzionale, che, come detto, insomma, sono 31, 10 hotel, 5 proprietà, una caserma, un polo da 90.000 metri quadri, 18, 17 immobili a uso residenziale, quasi 1 milione di metri quadri. Dunque, insomma, occorreva anche una proposta iniziale, così non dico alla cieca, ma quasi, e poi un'analisi, insomma, di quelle che poi saranno le varie proposte. 7 maggio apertura della busta, e noi prima del 7 maggio avremo come ospite, insomma, un esponente di, alcun, di un fondo interessato all'acquisto, anche per capire che cosa c'è dietro, nel senso che EMPAM, e questo un'altra sarà oggetto di un'altra puntata, si sa, c'è una manifestazione anche forte sui social, non soltanto da parte dei medici stessi, che chiedono di ridurre di fatto il monte stipendi dei vertici EMPAM, che, questa è una denuncia che fanno i medici, quindi non è una denuncia che facciamo noi, ma vi riporto quanto viene segnalato: in un mese portano a casa quanto i medici, che sono più che mai sotto pressione in questo periodo, portano a casa nel giro di un anno. E allora, proprio per questo, hanno detto: perché non riducono il loro monte stipendio, il loro, diciamo, quanto incassano, in modo tale che quanto poi viene risparmiato viene messo a disposizione delle strutture e dell'emergenza medica che di fatto è in corso. Come vedete, insomma, sono tanti i passaggi e tanti i pezzi del puzzle da mettere insieme. Noi adesso vi abbiamo raccontato come questo affare, questo Project Dream, abbia coinvolto anche la politica e abbia coinvolto appunto sia Nicola Di Marco, che ha sostanzialmente sollecitato, insomma, l'attenzione sia del Parlamento e sia del Consiglio regionale, e sia di Luca Toccalini, che è stato il primo e principale e unico di fatto interlocutore con EMPAM, dato per gli inquilini, dato che EMPAM con gli inquilini non ha voluto aprire per il momento alcun dialogo. Bisognerà aspettare, Altro appunto. giorno Sì, Luca, per chiudere. ti do una chicca che magari già conoscete, essendo giornalisti e giustamente essendo più bravi noi da quel punto di vista, però la verifica che vi invito a fare è appunto su Dea Capital, che tu hai citato poc'anzi,
che casualmente cercando semplicemente su Google si vede che la stessa azienda che sta gestendo la dismissione è la stessa azienda che ha acquistato 70.000 metri quadrati di terreno nuovo per costruire a Basiglio. Questa è una chicca che vi lascio, dove sicuramente si potrà fare un grande approfondimento perché è una coincidenza abbastanza paradossale, ecco, se così possiamo definirla. Fai riferimento ad Antirion. Esatto, soltanto Perfetto. terreni di fronte alle attuali, agli attuali palazzi di Residenza Solco. Eh beh, ci sono comunque interessi molto molto ampi. Ricordo anche che insomma Empam ha venduto immobili a uso residenziali a Roma attraverso un'altra operazione proprio attraverso appunto Antirion. Insomma, ci sono, che è un fondo insomma coinvolto in questo caso, un SGR indipendente, una società di gestione del risparmio. Insomma, ci sono ancora diversi puzzle da mettere insieme. Noi piano piano li mettiamo insieme e alla fine, quando raggiungeremo poi l'ultima, diciamo così, puntata, vedremo il puzzle che ne sarà venuto fuori. Io allora intanto ringrazio Luca Toccalini, deputato alla Camera per la Lega Nord, e Nicola Di Marco, consiglio regionale Lombardia Movimento 5 Stelle, che ci hanno aiutato a approfondire ancora di più il tema dell'operazione Project Dream. Grazie ancora, buon lavoro e ovviamente ci risentiremo su questo fronte. Grazie a voi. Grazie a Luca e grazie a Nicola. Noi andiamo in pubblicità.